nelle sale il 3 gennaio l'ultima produzione di John Cleese può un film ripercorrere l'immenso turbinio di sentimenti che dà vita alle opere di un artista immenso come Van Gogh, del quale tutto è stato già detto, senza inciampare nella ridondanza del già noto? La risposta è sì, se il regista si chiama Julian Schnabel, un pittore che sceglie di raccontare un altro pittore partendo dall'apparente impossibilità di ripercorrere, attraverso un documentario, la potente carica vitale alla base dell'atto del dipingere. Si origina da questa scintilla Van Gogh. Sulla soglia dell'eternità, il film prodotto da John Cleese e distribuito dall'Lucky Red in associazione con Tremaris Entertainment, in uscita nelle sale domani, giovedì 3 gennaio. Una storia che trascina lo spettatore in quel momento magico, viscerale e violento che sfugge ad ogni definizione, cancellando il tempo, tra la fatica fisica e la dedizione assoluta che caratterizzano la vita di un artista, in particolare quella di un pittore. Eppure questa esperienza cinematografica così caleidoscopica, che tesse un ritratto del ruolo dell'artista nel mondo, della sua vita e della sua impronta eterna, quanto della bellezza e della meraviglia che Van Gogh ci ha lasciato, nasce da un'occasione. Il ritratto di Van Gogh che emerge dal film deriva direttamente dalle mie reazioni ai suoi quadri, non da quello che è stato scritto su di lui, spiega Schnabel. E così il tormentato pittore di Zundert è diventato per il regista, per Jean-Claude Carrière e Louise Gilberg, suoi cosceneggiatori e commontatrice, una sorta di prisma attraverso cui riscoprire l'instancabile anelito dell'uomo a esprimersi e a comunicare. Lungi dall'essere una biografia, il film, attraverso un approccio del tutto nuovo, prova piuttosto a immaginare le scene che avrebbero potuto plausibilmente aver luogo, le situazioni nelle quali Van Gogh avrebbe potuto trovarsi, le cose che avrebbe potuto dire, ma che la storia non ha registrato. Tutto ha inizio al Musée d'Orsay, dove Schnabel aveva portato il suo amico, scrittore, romanziere e attore Jean-Claude Carrière, per vedere una mostra dal titolo Van Gogh / Arto e il suicidato della società, ispirata all'omonimo libro dello scrittore, poeta e visionario francese Antonin Artaud. Mentre i due si aggiravano tra i 40 dipinti del percorso, tra i quali il ritratto dell'artista, la sedia di Gauguin, ritratto del dottor Gachet, Augustin Brulen e un paio di scarpe, il discorso è caduto sul film, e così l'idea ha improvvisamente preso vita in modo del tutto inaspettato. La cosa estremamente interessante per me era l'idea di poter realizzare un film sulla pittura girato da un pittore, ricorda Carrière. È in quel pomeriggio, in quel suggestivo dedalo di capolavori, che Schnabel inizia ad intuire il tipo di struttura del film che avrebbe voluto girare. Quando sei davanti a singole opere, spiega, ciascuna ti dice qualcosa di diverso. Ma dopo aver visto 30 quadri, l'esperienza diventa qualcosa di più. Diventa la somma di tutte quelle sensazioni messe insieme. L'effetto che volevo ottenere con il film era quello di rendere la struttura tale che ogni evento che vediamo accadere a Vincent potesse sommarsi ai precedenti, come se chi guardasse potesse vivere tutta la sua vita in un momento. Schnabel e Carrière hanno così cominciato a pensare a come sviluppare la loro intuizione. Abbiamo iniziato scrivendo insieme e leggendo molto, ma l'idea non è mai stata quella di lavorare su una biografia o di soddisfare le solite curiosità, racconta Carrière. Quello che ci interessava era che Van Gogh negli ultimi anni della sua vita fosse del tutto consapevole di aver acquisito una nuova visione del mondo, di non dipingere più come facevano gli altri pittori. Offriva alla gente un nuovo modo di guardare le cose, e questo modo di vedere le cose è quello che volevamo mostrare nel film. Andando con un pittore a vedere i quadri di un altro pittore, Carrière ha avuto modo di trovarsi tra Julian e Van Gogh. Ad un certo punto, racconta, una parte in cui c'erano diversi autoritratti mi ha fatto fermare davanti a quello esposto al Musée d'Orsay, ma molto, molto vicino, diciamo a 20 cm. Lui era ad un lato di Van Gogh e io all'altro, e tutti e tre occupavamo al massimo mezzo metro quadrato. Stranamente ha iniziato a parlarmi di tecnica. Era come se Van Gogh ci stesse ascoltando. Mi è sembrato di sentir battere il suo cuore, di sentirlo respirare in mezzo a noi, provando piacere ad ascoltare quello che un altro pittore diceva di lui. Avevo 82 anni e non avrei mai immaginato di poter provare ancora emozioni come quelle davanti ad un quadro. Ripercorrendo i passi dell'artista e il suo cammino fisicamente faticoso, il film traccia dei percorsi tra i luoghi in cui Van Gogh ha lavorato e vissuto negli ultimi due anni della sua vita: Arles, l'istituto psichiatrico di Saint-Rémy, Auvers-sur-Oise. Ma il film, come spiega il produttore John Cleese, è anche il ritratto di chiunque si esse.